grazie. Grazie. Là in fondo, venite a me. Venite a me. Dunque, l'ultima performance che ha fatto qua, che ha fatto leggermente meno gente, è stato Papa Ratzinger. Ha fatto un pochino di meno, ma come vedete i tempi cambiano. Un Papa dà le dimissioni, un Papa, un amministratore delegato tedesco del Vaticano se ne va e al suo posto, arriva un prete. Quindi la sacralità della Chiesa non c'è più, come noi, come Movimento 5 Stelle, siamo dando anche dentro il Parlamento. Ah, io non lo so, guarda. Disintegrato quella finta sacralità del Parlamento di gente nominata, di gente prescritta, patteggiata, di P2, di massoni. Signori, noi siamo oltre, stiamo andando oltre questa roba. Stiamo andando oltre e questa è già una città che è oltre. Questa è stata una città che è stata prima per secoli, a cavallo del 500-600. Genova ha insegnato al mondo qualsiasi cosa. Noi abbiamo inventato tutto, abbiamo creato le banche, CCC, i debiti, i cognomi, le assicurazioni. Abbiamo inventato tutto e deve partire di qua la più grande e straordinaria rivoluzione culturale della storia della politica italiana. Non ho detto neanche una parola fino adesso, mi sa come ci rifaranno male quelli delle televisioni. Allora, voglio dirvi questo, siamo oltre, dobbiamo andare oltre, non è neanche più un sogno questo. Io l'ultima volta che ho visto una piazza così dicevo che noi eravamo un sogno, non siamo neanche più un sogno. Andiamo a scoprire come da qua è partito Cristoforo Colombo per scoprire, noi scopriamo un mondo diverso che esiste già, non ce lo dobbiamo neanche inventare, un mondo che parla di solidarietà, che parla che nessuno deve rimanere indietro, un mondo che c'è già, un mondo fatto di redditi di cittadinanza, perché non è possibile convivere in una nazione che ha quasi 8 milioni di poveri facendo finta che non esistono, non è possibile. Allora, per fare questo noi dobbiamo fare pulizia, dobbiamo fare pulizia, sgomberare le macerie di questi partiti che non ci sono più, partiti a cui noi daremo l'estrema unzione.